vi ricordate quel cantante strampalato con i capelli all'Angelo Branduardi che sognava di essere come Biagio Antonacci o peggio ancora cantava le lodi sperticate delle studentesse universitarie? Beh, mettetelo da una parte, perché da un po' di tempo Simone Cristicchi è diventato uno degli artisti più originali, creativi e di spessore dell'intero panorama artistico italiano. Da qualche anno preferisce però calcare i palcoscenici del teatro piuttosto che quelli delle sale da concerto. E così ieri sera siamo stati a Cento, alla Pandurera, che ospita la stagione teatrale del Teatro Borgatti ancora inagibile per il terremoto. E abbiamo così visto lo spettacolo Magazzino 18. Uno spettacolo che vanta già una ricca cartella stampa e di cui si è parlato veramente tanto per via dell'argomento controverso che si pone l'obiettivo di affrontare, quello dei massacri delle foibe e dell'esodo di massa a seguito della da parte della Jugoslavia e di Tito dei territori italiani dell'Istria e della Dalmazia. Simone Cristicchi si presenta sul palcoscenico da solo, vestendo i panni dell'anonimo e grigio funzionario ministeriale Ragionier Persichetti, e dà il via così ad una narrazione coinvolgente, ben documentata dal punto di vista storico, ma che soprattutto va a scavare una delle pagine più controverse e dimenticate della storia recente italiana. Simone Cristicchi riesce in quasi 2 ore di spettacolo a rimanere sospeso a metà tra il teatro civile di Marco Paolini e al teatro canzone di Giorgio Gaber, senza però dare mai l'impressione di fare il verso né all'uno né all'altro. Ne viene fuori alla fine uno spettacolo davvero ben riuscito, meritata alla fine la standing ovation del pubblico in piedi, tra i quali figurano anche moltissimi ragazzi invitati dalle scuole della provincia di Ferrara. E qualche ora prima dello spettacolo Simone Cristicchi aveva affrontato un incontro dibattito con gli studenti delle scuole per discutere proprio le tematiche che affronta nel suo Magazzino 18. È stata l'occasione anche per noi di Radio Sound per scambiare qualche battuta. La storia sì, ha un suo fondamento didattico, ma purtroppo le cose si ripetono, ecco. Lo spettacolo parla dell'esodo degli italiani, oggi assistiamo a esodi di altre popolazioni che si riversano nel nostro paese, ma dietro a questi eventi storici c'è sempre una grande tragedia, che è lo sradicamento dalla propria terra. Con il mio spettacolo cerco di far riflettere su questo e punto l'attenzione soprattutto sull'umanità che viene schiacciata dalla grande storia. Che cosa ti ha portato a passare da un tipo di intrattenimento più leggero con cui eri stato riconosciuto all'inizio a un tipo di spettacolo più articolato come può essere quello del teatro civile, addirittura da solo sul palcoscenico? Insomma, per un cantautore è un passaggio arduo. Ma diciamo che è stata una cosa graduale, non ho sempre parlato un po' delle mie canzoni di argomenti particolari. Col tempo ho subito un innamoramento per il teatro in narrazione. Dal 2010 in poi ho cominciato i miei primi esperimenti e devo dirti la verità, non è stato facile far digerire a quelli che mi conoscevano solo come cantante questa mia nuova veste da attore monologhista. È stato un percorso molto faticoso, pieno di delusioni e pieno anche di rabbia per un pubblico che semplicemente non veniva a vedermi. Con il tempo ho insistito, è stato proprio quel piccolo pubblico che ha creduto in me a spingermi ad andare avanti. Questo Magazzino 18 è il mio quinto spettacolo teatrale, è quello di maggior successo, anche gli altri precedenti devo dire hanno avuto un bel riscontro, ma questo in particolare suggella in qualche modo la figura di Cristicchi nel mondo del teatro italiano, credo. Esiste ancora il mestiere di musicista, e parlo di mestiere, non di attitudine, in Italia? Si può ancora vivere suonando? Ma secondo me sì, si può vivere, è sempre più difficile purtroppo perché mancano gli esercenti, manca chi paga i conti. E purtroppo insomma bisogna rimboccarsi le maniche e riuscire in qualche modo a dimostrare il proprio talento, a volte anche investendo su se stessi, sulle proprie capacità, per poter infilarsi, insomma arrivare a fine mese è difficile per un musicista oggi se non suoni con un artista che fa una lunga tournée, no? E quindi inventarsi sicuramente tante situazioni, tante band con delle idee nuove che possano in qualche modo sopperire alla mancanza appunto economica.